E in questo momento stiamo, diciamo, festeggiando il termine della ristrutturazione della filiale di Busca. La prima filiale della nostra direzione territoriale ad essere ristrutturata con un nuovo modello distributivo, con questo nuovo modello così aperto, riteniamo possa essere di gradimento anche ai clienti oltre a noi stessi. La filiale di Busca associa, diciamo, alla filiale tradizionale dove 14 persone sono qui che lavorano a disposizione della clientela, con l'associazione con tutti i canali telematici, quindi è molto evoluta tecnologicamente. Si chiama CSA e consente di fare tutte le operazioni che normalmente si farebbero in cassa, quindi versamenti, prelievi di contanti, banconote, monete, assegni, bonifici bancari, pagamenti di bollettini. C'è anche un risparmio per gli utenti? Sì, ad esempio un bonifico bancario fatto tramite questa macchina, c'è comunque un risparmio del 50% sulla commissione standard. Busca è una filiale storica per la nostra banca, anche prima CRC, poi Banca Regionale Europea, molto lineare, con un'accoglienza all'inizio, dotata di strumenti tecnologici all'avanguardia, tale da consentire a tutti i clienti di poter operare anche al di fuori degli orari di sportello con molta semplicità. Abbiamo erogato l'anno scorso oltre 1 miliardo di euro a privati, famiglie e imprese. Nel territorio cuneese siamo molto avvicinati ai 400 milioni di euro. Questo è un segno tangibile dell'attenzione che la banca ha nei confronti del territorio. Per me è un significato particolare dell'inaugurazione nella città in cui sono nato e sono cresciuto, però è importante soprattutto, come dicevo prima, per la banca essere vicino al mondo rurale, essere vicino al mondo delle imprese, a tutte quelle piccole aziende che costituiscono il microcosmo, che poi è la forza e l'attività portante dell'economia del paese. Per cui per me, oltre ad essere una soddisfazione personale, anche un orgoglio a livello della banca di poter essere al centro ed essere comunque una fonte proattiva per tutta la clientela. E veniamo dalla vecchia Cassa Risparmio di Cuneo, che poi è trasformata in Bre e poi successivamente in Ubi, per cui qui abbiamo una quota di mercato molto ampia, perché logicamente rappresentiamo nel cuneese, nel saluzzese e nell'albese la banca storica di riferimento da più di 150 anni. La nostra filiale è aperta, ovviamente i clienti hanno già potuto vedere che cosa abbiamo fatto come lavoro di strutturazione, e speriamo che gli altri abitanti della città possano venire a vedere la filiale, a conoscerci.